Nella giornata di ieri è arrivata la lettera della Corte europea di Strasburgo. Il giudice che doveva analizzare il nostro ricorso di 153 famiglie della Valle dell'Irno ha deciso di accogliere il ricorso dei diritti dell'uomo alla Corte dei diritti dell'uomo. In questo ricorso noi impugnavamo tre articoli della Convenzione dei diritti dell'uomo, il 3, l'8 e il 13, ovvero la qualità della vita familiare che veniva messa in pericolo dalle fonderie Pisano, impugnavamo la qualità dell'aria, quindi l'inquinamento atmosferico che la Pisano aveva creato in questi decenni, ma soprattutto chiedevamo la condanna dell'Italia, del governo italiano, della regione Campania, del comune di Salerno, dell'ASL, dell'ARPA, che tutti quegli enti che dovevano tutelare la vita delle persone e non l'hanno fatto, sia informandole, sia proprio mettendo in campo atti che fermassero questo avvelenamento. Finalmente la Corte si è espressa, ha deciso di accogliere il ricorso e non solo l'ha accolto, ma ha deciso anche di di incardinare questo ricorso dicendo che nel più breve tempo possibile sarà discusso dalla Corte. Quindi abbiamo fiducia che, come per Taranto, l'Italia e gli enti sussidiari, quindi anche gli enti locali, verranno condannati e sarà reso pubblico, quindi avremo giustizia e sarà resa verità sul fatto che non hanno garantito la vita della popolazione. Rispetto a questo, quindi è un primo passo, un passo importante, un superamento del primo scoglio. Oltre a questo, noi abbiamo presentato con l'avvocato Franco Massimo Anocita il ricorso incidentale al TAR, ovvero in risposta al ricorso dei Pisano, che tentavano di sfuggire alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione di incidenza, due autorizzazioni sine qua non, senza le quali non possono continuare ad avvelenare e a produrre, loro cercano di sfuggire, di appellarsi a cavilli e a errori commessi dal dirigente della regione Campania attuale, la dottoressa Martinoli, che secondo noi sono errori gravi, e anche il TAR già ha messo in evidenza, perché ricordiamo che se la revoca dell'AIA non è andata ancora a buon fine ed è stata sospesa, è per l'errore formale che ha fatto la dottoressa Martinoli, perché c'erano tutti i presupposti e i contenuti per revocare l'AIA, ma ci fu un errore formale e questo ha permesso di continuare a stare aperti per un altro anno, nonostante il 3 ottobre l'ARPAC abbia certificato un pericolo mortale, ovvero esiziale, a causa delle fonderie, per la popolazione e per i cittadini. Impugniamo anche l'atto finale della regione in cui riapre la fonderia in questo ricorso al TAR, perché lo impugniamo perché non dà misure su come deve lavorare a basso regime, cioè questo provvedimento, come già abbiamo detto in passato, è un provvedimento che noi riteniamo farlocco, che non dà vere misure di controllo su quella fabbrica che continua di fatto ad avvelenare.